Benvenuti in un nuovo video e finalmente benvenuti nella location natalizia. Si era mancato. Mi sembra bello. No, perché siamo tipo al 3 novembre, noi già stiamo registrando i video per dicembre. C'è un po' di organizzazione. Esatto, questo è il primo video, ne vedrete delle belle. Ho fatto un mega ordine su Itinerando. Ovviamente ho fatto il 31. Il 30 ottobre e vabbè, già arrivato già ieri che era 2 novembre. Velocissimo. Super veloce. Nonostante ci sia stato anche il ponte, tutte queste cose. Infatti, io avevo fatto l'ordine dopo tipo 10 minuti, il tour è stato spedito. Wow! Velocissimo. E mi sono trovata molto bene con la collaborazione e quindi ho deciso proprio io di supportare. Ormai mi conoscete, quindi non è nessuna collaborazione, ma ho acquistato io. E nulla, io direi di sfacchettare. Ovviamente ci sarà la pesca dei prodotti, ma poi ci saranno a seguire anche i video di recensione, assaggio. No, devo togliere questa. Bello grande. Sì, è enorme. Io sono l'addetta alle brochure. Per la mia gioia, questo ordine. Perché c'erano tantissime, vabbè, non vuoi tutti. Io non ricordo. Primo prodotto, questo mi sembra che è un marchio italiano, Authentic Rosmarino e Sale Marino, sono delle patatine, anche perché poi abbiamo acquistato da vari patatine normali o cose tipo lenticchie, eccole qua. Ok, quindi prima sale, marino e rosmarino. Sì, perché poi abbiamo acquistato da vari siti, in uno ci siamo concentrati proprio sul dolce. Alcune salate, quindi vai. Vado. C'è da enorme. Tanto mi ispira. Questa è la confezione grande. Sì, Honey BBQ. Quindi miele e salsa barbecue. Questo marchio è molto molto valido. Non l'avevo mai provato per il formato così grande. Eccoli. Pods. Comunque sono Oishi, penso sia qualcosa già orientale. Ovviamente uno snack vegetariano al pisello, cioè piselli. Non c'è scritto. No. No, comunque sì, perché questo vai. Secondo me sono anche buoni. Perché sono così a tocchetti. Sì. Secondo me sono molto buoni. Poi, sempre il solito marchio. Authentic Fox Nuts e Snack. Questo pepe nero e sale marino. Abbiamo assaggiato qualcosa nella degusta box di questo marchio. Cos'è? Può essere quelle là, patate viola. Può essere. Sì, esatto, patate viola. Ok, prego. Ma questo è un omaggio. Non l'abbiamo preso. Questo è in omaggio. Omaggio! No, vabbè. Lo sai, li volevo prendere, però ho detto no, vabbè. Adoro. Okay. Anche questi fanno parte dei nostri... Sì, okay. Hello Panda, gusto cioccolato. Chissà se è fondente o scarolino. È stato comunque anche un omaggio abbastanza pensato, perché bene o male il cioccolato piace a tutti, quindi... Che bello. Adoro. Grazie. Marchio e Meiji? Meiji? Meiji, non ho idea. Meiji? Io? Sì. Il Trill. Diciamo che ci siamo basati molto sui prodotti vegetariani. Lentil chips. Con pomodoro e basilico. Carini. Quindi ci si vede così. Sì, sì. 40 grammi solo. Ci sta. Come questo. No, io troppo contenta. Questi pure sono quadratini. Infatti abbiamo fatto tipo una giornata a striscia la casa, infatti l'ho nominata così. E quindi adesso vederli. Hers Sour Cream e Onion. Ok. Di questa marca non l'abbiamo mai provata. No. Perché provavamo della Lay's. Brava. Sbaglio. Ok. Quanti altri prodotti. Che poi sono c'erano tante cose. Allora, vai, avvicino. Un danno. Qualcosa di dolce. Lungo. Pop Tarts. Frosted Hot Fudge Sundae. Non so cosa sia. Gelato. Che gelato. No, se mi sbaglio, è proprio gelato. Ok. Questo è da riscaldare, ovviamente.
curiosa. No, pensavo che ho preso la latte e tutto è stato tutto bagnato. No. Parmesan. 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 Ma metto un po'. Aglio e formaggio. Sai, lo sono Maria Roppo. Ma questa padella è infuocata. Mamma mia, paura. Ma è back il colore. Bello, mi piace. Mai vista anche però questa. Però possiamo fare le... Possiamo conservarci. Beh. Ok. Oddio, com'è bello. Facciamo il lavorino perché tua mamma ci ha messo anche la tovaglia allora, natalizia, vedi? Passo una cosa pesante? No. No. Siamo messo un sacco di cose dentro. Allora, quindi questa. Comunque questo marchio ci piace un assai. Ehi. Authentic. Sempre lo stesso marchio. Anche se sia Fox, Nuts and Snack. No, perché Authentic non sta per niente. Infatti. Però per me è quella cosa più semplice da fare. Aceto balsamico e sale. Aiuto. Vabbè, oh, mio Dio. Sa, come saranno? Aspetta. Spero non si sia schiattato niente. No, perché guarda come sono le buste. Ah, ok. Ho dovuto vedere per togliere le bottiglie. Allora, praticamente è il mais tostato. Ah. Però ci sono tutti questi particolari. Ad esempio questa cosa me l'ero persa. Non me la ricordavo. Boh. Ma non mi ricordo. Poi Bawang. Bigger Tastier Crunchy. No, ma non si può. No, però erano. Non mi ricordo. Barbecue. Ah, snack a base di mais fritti. Quindi sono mais fritti con gusto. Barbecue. Comunque questa cosa però è buona. Sì, sì. Ok. Abbiamo preso solo così. No, vai. Scegli. Tanto ormai abbiamo preso. Poi un'altra. Però questa è diverso. Questo no, è un mix nuts. Mi sembra piselli. Mais, arachidi, piselli verdi, fave, sale, zucchero. Quindi questi sono. Importato, no, prodotto in Filippine. Sono tutti i prodotti, il marchio Ding Dong, qua sta scritto. Okay. No, è un altro marchio perché sono diversi. Ah, ok, sono tutti marchi diversi allora. Questo e questo uguale. Ding Dong. Quindi questo è Ding Dong. E questo è Boy. Boy, boy. Allora, praticamente questo è lo stesso discorso di prima, solo che è gusto aglio, è sempre il mais. Regna l'aglio. Mamma mia, aiuto. Ok, vai. Adesso divide. Prendo questa. Wow. Ah, oh, ma pure ma questa l'abbiamo provata. L'abbiamo provata. Fruit peach punch. L'abbiamo provata. Secondo me nella lattina. Nella lattina. Beh. E vabbè, amico, buon ricordato. Allora, Arizona. Lo sai che non si è ricordato questo. E va bene, ogni cosa è buona, quindi che ce ne frutto. Allora, fruit punch. Va bene. E poi bisogna andare a rivedere il video. Sì, sì. Era un... Ok, va bene, raga, questa è latina. Ok, vai. Tanto ne abbiamo di bevande, quindi... Vabbè, prendi così, vai. Apriamo il primo, aspetta, fai vedere. Primo così. Sacchettone. Prima, crush, orange soda. Molto easy. A vedere, non so se sono. Dai, mantieni qua. Abbiamo scelto questo. Se avete provato già qualcosa, fateci sapere. Beh, sono curiosa. Poi, ovviamente, abbiamo provato la Pepsi al mango, sempre sweetenando. E sì. Abbiamo voluto prendere anche gusto ananas. Come si dice in inglese? Pineapple. Bravo! Okay. Io volevo ricordarmi, mai, no, fai vedere tutto questo. Ho semplificato la vita. E questa invece fai go. Non ho idea. Che è limone? Limone, sì sì, sta un limone, sta un rosso. Soda twist, limone lime. Caffeine free. No, ho un problema nel mostrare le cose. Ok. Questo sarà la mia preferita. Vediamo, qui c'è una bella bimba. Ah.
inizia con la R. Ora. Cincinna. Quindi forse se no, è un cecchino. Ma io che ti nomino. Ah, è Pedro. Con la Rame. Ramune. Comunque qui c'è, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, io questa è la mia infanzia, cioè devo dire che quando ero piccola nei video di tutte quelle persone che poi sono un po' scomparse da YouTube a morire questo prodotto, all'interno vedi c'è tipo una pallina frizzante se non sbaglio, che tu schiacci e va dentro, però questa parte la farei tu. Quando mai? Vabbè, andiamo un attimo. Perché tu sei l'amore, io sarei la bionda. Adoro, vedi, quella può finire qua. Ma no, no, mi adoro. Ma non l'avevo mai visto questa cosa. Perché? Scusa. No, va bene. E poi te l'apro io, perché è un po' maldestra lei. Da alcolizzata che sei, io ti lascio prendere questa. Siremo. La burro birra. Siremo un po' Harry Potter. Eh no, che sei? Butterscotch beer. Il marchio? Non alcolic. No, quindi non è per te. Non è alcolica. Ti sfido a leggere. Flying. È una G o una C? Penso una G. Guldrod. Vabbè, comunque la puro birra. Non ho idea. Nenne Halloween, nenne Halloween. È carina. Oddio, quanti qua ci faremo le meglio risate, sì. Jason. Ah, Harry Potter, Flying Cauldron, burro birra. Ecco qua, molto semplice. Che io poi a 18 anni ho visto le puntate di... Ah, che bella, carina, eh? È bellissima. Devo dire la verità. Che non so, dico, cioè, non ho aspettative. So, però questo video regna il viola. Sì. Adoro. Abbiamo svaliggiato anche noi itinerando. Vado troppo contenta. Vediamo l'ora. Poi faremo un mix di varie box. Vari prodotti. Per questo non perdetevi i video, perché poi ci vediamo lunedì, mercoledì e venerdì con gli unboxing. Così che ci vediamo davanti e poi proviamo tutto. Li mostriamo prima tutti e poi li combiniamo nei vari video assaggio. Che dice? Ne va registrare gli altri video? Sì, andiamo. Ciao!